guardateli dove stanno a fuori. Ma non mi quasi sono brutti. Vai giù, andiamo a giocare, così mi si fa più. Non vedete, si sta sparando una cosa. Oh mamma, ho un drogato, ma che stai dicendo? Oh, queste cose mi fanno paura, ritorniamo a giocare. Finuccia, dove sono i bimbi? E che lo so, ci stanno a pezzapallone da qualche parte. Mi vuoi chiamare un po' per favore a Pasquale? Le sconfitte di Inter e Fiorentina mettono il Napoli nelle condizioni di balzare da solo in vetta alla classifica. Angela, sono molto preoccupata, proprio tanto. Io non mi viene di febbre occuparmi. Che si ma Dino si è sempre buttata in mezzo alla strada. Poi a scuola non va bene, non ci vuole mai andare. Ha proprio pessimi voti, la pagella non ti dico, tutti zero. Sono veramente molto preoccupata, proprio assai. Dice a me, Pasquale anche lui è così, ho un problema grande, Carmela, io... Guarda, quelli perché non hanno avuto un padre, quel disgraziato del padre si è fatto mettere in galera e quel mio figlio sta crescendo da solo. E poi
quei ragazzi che frequenta, guarda. Lo dice proprio a me che il padre di Pasquale mi ha lasciato appena che è saputo che era incinta. È un problema grande, sono rimasta da sola. Questi ragazzi sono cresciuti senza padre, non hanno una guida. Io non so più cosa fare, guarda, non lo so, sono molto, ma molto preoccupata, guarda, bene, proprio tanto. La zona che abitiamo noi non è facile per i nostri bimbi, vedi? A volte si sente che qualche ragazzo si droga, muore. Questo lo so, non è un ambiente adatto, dobbiamo stare attenti. Ma stai calma, calma. Vediamo che possiamo fare, perché siamo mamme per bene, quindi vediamo un po' di stare un po' vicino a loro, non ti preoccupare. Sì, dobbiamo levarli dalla strada, sì, ragazzi. Carmela, non piangere, noi ce la faremo tutti e due, poi noi ti salviamo. Dobbiamo salvarli, ma se non preoccuparti. Tanti ragazzi sono morti, ho paura che faccia questa fine, mio figlio. Noi ce la faremo tutti e due, li salveremo i nostri figli. Non ti preoccupare, mi fai piangere anche a me perché abbiamo questo problema. Ma stai calma, non piangi, ci riusciamo. Stai tranquilla. Cosa preferite? A me un caffè. Pure a me. A me una birra. Però cortesemente mi portassi quello cosa c'è per sta fumata. Ok ragazzi. Ecco ragazzi. Quindi vado a prendere subito queste cine, eh? Ciao, oggi, non mi dà. Oui, ciao, sto a posto. Sto a posto, ma chi è? Ma questo posto mi per il cesto di mano, se ti vieni. Oh, adesso non è stato. Ma di tu? Ma esce tu, ragazzi, che musica è nata. Ti ho fatto la gara. Non sono tornato a New York. Ma lo stiamo? Per pazienza. Oddio, ma voi che fanno? Non gli date ciò alla scuola? No, quella è scuola. Sta scemando che ne è la scuola. Ma sta cosa mi unisce? Vieni con me, dai. Oggi muoio. Niente, a dopo sono tornato, sono stato fuori. Ho già conosciuto certa gente importante. Chi sono sta gente? Se vuoi conoscere, ti faccio conoscere pure a te. Questa è una cosa buona? Una cosa buona. Come siete? Allora facciamo così. Io ne parlo con loro. Va bene. E da secondo ti faccio sapere. Va bene. Ma c'è anche pure. Oh, ma allora io no. Guarda come vedi, ma allora ti faccio sapere. Va bene, non fa. Aspetto una tua risposta. Va bene. Non ti faccio la mano. Sì, sì, sì. Che succede? Cosa buona? Una cosa da poco, poi. Luigi, che succede? Ma ti do una bella proposta con te. Però aspetta. Ti sta bravissimo, poi. Allo so che sta vita facendo. Quale sei se sta proposta su quale amici? Una cosa troppo bella che lo spedito. Quanto costa per. Io una cosa proprio se dice però. Se sì. È stato con me o non sto con te? Pensi sì. Ma l'amore? E adesso non si ho che buffo. Va buono, ok, prendo sì. Tanto mi fate. No, allora cosa che faccio? Mi ero pugnato. E ci vedo così. Provo dico. E c'è una stella per stare. Sì, va, ciao. Va bene. Va bene.
Alessa, dove sto? Sì, mi chiama così, stanno tornando da te. Aspetta qua, vado, aspetta solo questo. Abbiamo visto me. Buon mezzo. Mi fuori, fuori mamma. Oh fratto, ho la roba. Una roba. La buona. È buona che la roba, provate. Ancora no. Bro, era mezzo. Almeno sono qui. Mi sa, non tu riesci. Andrò fuori. Ora, se roba è buona, hai sempre un cliente a tutto dire. Se roba è buona. Questa volta stiamo buoni a così, oh frate. Tu provarlo. Oh, dimmi, senti. Dici, Pasquale. Nel momento che si sta sbagliando, sta roba. Facciamo un press prima che venga mamma. Questo è il momento dove, il momento che amo, a comincio. Ok? Ok. Vediamo che si assorba. Questo ci porta un maraviso. Ci porta Gilla. E abbia tirato. Con chi sta a spire e con chi sta a dire? Mi ha ricevuto come ti sente? Wow, come se stesse andando da parte del mondo. E che sta ci vanno a fare proprio a chi lato? Lo vede come ti ricevuto? Dai cicchetti che ti porti in strada a poco. E ha preso a me stanno pure loro. Oh, ma buono. Ho fatto di cambio. Che sensazione che dà? La sensazione di tranquillità. Chi si muove da me? E ha preso a me e l'ho voluto. Ma buono. Allora come sei Federica? Gli miei sugrammi e porta a Gilla. Ok. E non sono di fatto quasi tu perché io sono un saccio. E su cazzeri tu che la roba venga a piacere di Durietta. Chi sta la maggior parte di tutti e tre, i soldi sono di tutti e tre. Sta roba mi ha passato in paradiso. Io sei buona. Caia, sai ci cosa faccio, sai c'è roba porta presso a me. Una cosa però. Era quello che ci guardia. Che si ci trova una chiesa lui. C'è un serra. E a mamma non puoi fare tenere. O di nuovo che sto a fare, tu mi dica la porta a giù. Una cosa buona.
Di nero stai? Se una cosa, che abbiamo bisogno di soldi, non ce la faccio più. Mi mangio la droga, odi. Ma mai non mi niente di più. Ha capito tutto cosa, sei buono. Ha capito qualcosa perché sei visto. Senti una cosa. Mi mangio a fare un chip. Vieni tu pure come fa. Fa qualcosa pure tu, ma fa sotto. Io non mi sto avvisando perché se non faccio un soldo. Non ci potremmo droga, odi. Odi, sto parlando con te. Io non ti dico marovaca. Però ti dico soltanto questo. Non mi ci voluto a fare prima la pina che comincia a fare pure la sicurezza. L'ho individuato. Dalla mannaggia. Bravo. Bravo. Stiamo ci attendendo che tutto vada per il meglio. Sì. Va buona. Capisci a me, appena si arriva là, è il nostro obiettivo. Non ci sta mandando un cimino. Infatti, sta andando in compagno. Poi chi so. L'anime che l'è morto! Che l'hanno fatto? L'hanno scippato! Ti fanno via qualcosa? Sì, la borsa! La borsa da borsa? Tutto! Documenta, i soldi, tutto cosa? Chiamiamo qualcuno! Ti hanno fatto delle prese di capo? Hanno chiamato un zitto! Oh, Andres! Lo farà. Vieni, non lasciamo fuoco. Siamo attivi che stanno avvicinati. Perché te ne teniamo qui da culo, abbiamo finito tutta la spiaggia. Un ritorno. Mi fa vedere che stiamo tornando in macchina. Ci mettiamo uscire e poi tornando. Ci uscire là e poi tornando. Capite buono? Sì. Mamma mia, che bella giornata, oggi farei proprio un bel bagno al mare. Che peccato che non ci stanno i costumi. Possiamo farla anche senza costume, no? È una bella giornata, facciamola senza. No, stupido, ma che dici? Stanno in macchina, andateli a prendere. Va bene, andiamo. E va bene, andiamo. Chi stiamo vedendo mostro? Ma qui sotto, calma pugno, no? Allora l'unica alternativa è che mi fa questo, fammi questo. Proviamo la mano per dire. Fammi questo, io rammatti che ti non culo subito. Che ti ne fammi questo, muovete, che ti non culo. Niente, non ho niente. No, lo regalo a papà, no. Vamoci. Aiuto, mi hanno derubato, si sono presi il telefono, aiuto. Caramba, che succede? Mi sono rubati il telefono, il regalo che mi ha fatto papà. Come faccio? Aspetta, non preoccuparti, mo chiamo i carabinieri. Dino! Dino! Mamma, che buco! Ti sei preso i soldi dalla borsa? Ma non ne ho vero, ma! Stai mentendo! Mamma, io non mi faccio niente vero! Davvero? Ma chi sta a pensare che sei strogata? Ma cose del genere! Ma che stai dicendo? Mi mancano i soldi dalla borsa! E quindi te l'ho pigliata! Tu te li sei presi! Io devo fare la spesa! Te li sei presi tu! Mamma, guarda, sì, non faccio sti cose! Non ti credo, perché non è la prima volta! L'altra volta ho pensato che l'avevo persi! Ma tu hai perso, mamma! Anche questa volta! Secondo me è proprio l'età, mamma! L'età? Tu devi lasciare i tuoi amici, non ci devi andare più, sennò io non so cosa faccio qualche giorno! Mamma, quelle sono tutte persone che sanno vivere, sanno campare, sanno vivere la vita! Infatti, perché per starci tu insieme sanno vivere bene!
Tu ti sei persa! Mamma, io non sto tranquilla, non sto tranquilla! Mamma, tu hai perso, forse si chiude a fare la spesa e non ricordo! Io ho persi, ma io qualche giorno, sai che ti faccio? Mamma, vattene pure, ma non me la faccio picchiata! Guarda qua, non l'hai presi, no? No? Sei sicura? Ma vieni loco, ma vieni! Devo vedere! Qui non ci sono, l'hai presi tu i soldi. Ma che ne so, ma si chiude a qualche parte e ti ha scordato. Eh sì, e mo sono pure pazza, ho perso la memoria. Ma secondo me, ma non voglio dire che sei pazza, però stai iniziando a dimenticare le cose. Se certo. Tu pensi che ma faccio con tutti quelli in mezzo a se t'acchiappo, venga a sapere qualcosa, non so cosa faccio, quello che combino, io ti ammazzo. Io solo perché, solo perché c'è la stata a scuola, tu mi stai dicendo sti cose. Ma a scuola non è tutto cose in dammi. Con gli amici che frequenti a me non mi sono mai piaciuti, mai, mai ti hanno portato a cattiva strada e si vede, tu non lavori, non fai niente, sei sempre buttato in mezzo alla strada fuori a un bar. Che vita fai? Ah, vedi, mia zavi, mamma, stai tranquilla. Sì, proprio tranquilla sto. La notte non so a che ora ti ritiri. Ma tu non lo sai, perché noi facciamo cose buone. Noi, è come se stessero in paradiso, che quelli compagni miei. Sì, proprio in paradiso. Chissà, qualche giorno di questo arriverà qualche brutta notizia. Chi lo sa? Ma quale brutta notizia, mamma, sta tranquilla, se non succede niente, noi siamo tutti guagliuni, che mai potremmo fare? Io mi guarda, me lo auguro con tutto il cuore che non accada niente. E se no ti ammazzo io con le mie mani, io ti ho messa al mondo e io ti ammazzo. Mamma, non faccio la fine come ha fatto papà, non ti preoccupare. No, papà era morì quando è nato, perché quando mi ha fatto mettere al mondo a te, io te l'affuga. Per la fine che hai fatto, io ho cercato di fare il possibile, di tutto, per farti venire bene. Invece ecco qua che mi trovo, ho fatto solo sacrifici nella mia vita. A lavare le scale per portarti avanti e poi... E poi tu ti figli sempre con me! Certo, tu non fai niente, è mobre ladro, un figlio ladro in casa, no! Non è possibile, io ti ammazzo! Ma secondo te io faccio un mariolo e vengo a rubare a te, non vengo a rubare a te la banca, ma? Sì, ma pure la banca! Magari, ma ci potessi! Tu devi lasciare i tuoi amici, perché io non, mi viene un attacco di cuore, io non ce la faccio più, mi sento male! No, mamma, sta tranquilla, mamma, sta tranquilla! Mi sento male! Non sono stati, mamma! Non è stato lui, vabbè. Come ho fatto? La faccio venire? No. Sì. Mamma. Che ne sa? Come tu vuoi dire? Non ci può far da? Sì. Ma quella anzi. Buonasera. Pasqua, tu sai che mamma se ne è accorta che mi ha già rubato i soldi e mi ha portato a Gesù? E mo sono pure fornuti i soldi. E mo? E mo come fa mamma chi si ca? Capisci a me, ci sta solo un aumento per papà chi si ca. Speriamo che non mi fa qualcosa cosa. Io lo dico, che a casa aumenta. Sa ci che non c'è vita sola. E mo piglia l'obbe, capito? Perché c'è bisogno, ma c'è la fame. Pure io tengo bisogno di me fa. E vai, eh? Come ci do a parlare con questi qua? Ma ci parli! Tu e Annanzi vengono! Ci parli per questi qua! Buongiorno, Oyu! Buongiorno, Oyu! Buongiorno, Oyu! Che cosa si mettono malamente? No, e perché? Perché? Tu mi hai fatto rubare a mamma, ma come fa? È vero che quella roba mi porta in paradiso! Ma sono che fa cose che non le sa fa proprio! Riccello tu, compagno mio! La roba sembra che lo prende. No, vai giù, è aumentata. E mo su bello, compagno mio! Ma pure compagno mio. Vai giù, mo si non me ne ha. Mo bevi. Andiamoci, non ci sta. No, lo conviene. Andiamoci. Compagno, chi stai calmo? Ma no, proprio. Ehi, 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 eh
Ah, fra, tutto che mi ha già rubato i soldi a Roma, non sa più, a Roma non ci ha procurato i soldi. Cioè... Ma tu si struzza, aspetti che ti scappa. E che mi fa? Non so, c'è con carabine, con attentato, non so più oggi che si dà la facca per chi è andato. Ma vero, chi c'è da l'arma? Fammi capire, chi c'è da? E ma avrei, secondo me, ma tu qualcuno che ci organizza qualcosa, perché cacco sì, non puoi dirmi più a Nanda, frate! Sì, no, mamma, casi su scena tu sinistra, la roba ci porta, non sai che significa questo o no? Non ti preoccupare, è cosa mia, tieni fiducia, frate, a me! No. Oh, ma chi siete? Ma se tu ti parli da me. Ma siete spi? No, no, non potete mandare la mano. Non potete mandare la mano. E in che modo ci potete stare a sta mano? Facetemi capire. Collaborare insieme. Collaborare in che modo? Ma con la divina insieme. La divina, per me è una soluzione. La soluzione è la divina. Organizziamo questa soluzione, la divina. La soluzione è il case. Hai lo vedi? Ma ci potremmo fidare sicuro? Niente di meno. Allora facciamo una cosa, voi rimanete fuori nei 30 minuti. Ci sta bene così. Perché okay. Loro non stanno a problemi. 50-50. Vabbè, speriamo che ci venga buono. Non ti preoccupare. La macchina è fuori. Allora è fuori. Allora fa una cosa, abbiamo metto in moto e voi finite in luce. Ma è buono. Vabbè, buongiorno. Buongiorno. La posso aiutare, signora? Beh, no, do un'occhiata, magari. Okay. Faccia qualcosa. Se mi piace qualcosa. Bellissimo questo. Grazie. Prezzo. Sì, come no. Allora, scontatissimo, ti viene 15 euro. Ah, bene. Bellissimo, comunque complimenti per il negozio. Grazie, grazie. Magari ti passo. Va benissimo, decido, okay? Va bene, grazie, è sempre un piacere. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Purtroppo c'è un giro molto grande alle spalle, secondo me per forza dovremmo dividere in forze. Che in due sdominare una squadra intera sarà difficile. Sì, non chiamiamo i rinforzi. Alfa 1, Alfa 1, accorrete subito al negozio di bombonieri in via Garibaldi, una rapina in corso. Passo e chiudo. Avanti centro, ci portiamo subito sul posto. Thank you.
Piacere. Ok, dove stai? Ok, io sto in giro. Va bene. Ciao, ciao. Disturbiamo? Assolutamente. E che dite se ci sediamo un po' a fianco a voi? Mi volete accomodare? Grazie. Come vi chiamate? Oh, io penso che... Io... Mi sei chiamato? Mettermi a fianco a voi sarebbe... un po' troppo presto, no? No, comunque piacere, Marilena. Lasciami.
piacere fare. Scusi, quattro caffè. Anzi. Vabbè, chi ti piace il camminzo? Esso mi piace. Guarda che occhi per te. Vabbè, solo lui ci darà qualcuno. No, la sua bellezza. La bellezza? Guarda che bella... È uscita di film una bellezza. Ah, perciò. O vedi una bella guaglia. A me piace tutti e due, però ci dice la verità. È più bellissima. Andiamo, vai. Però tu dica. Mi fa meno stunzo. Ok? Quindi dai, se basta, fu tranquillo. A te che da colpire in questo? La stessa cosa anche. Non che basta. Un po' tutto, un po' tutto. Io? Anche lo sguardo, il modo in cui parla. Mi capisco. Allora l'unica cosa è quella di conoscerci meglio. Mi sembra il minimo. Credo che tra te e lei c'è questa feeling. Io penso che tra te e lei nascerà qualcosa. Già si vede da come tu vai. Ecco. Spero che sia il vostro gradimento questo caffè. Con un bel cuore a cioccolato penso che sarà di loro gradimento. Va bene così? Va sì, benissimo. Grazie. Mazza, un cuoricino. Che sei la sorpresa che ci ha già fatto poi? Mazza, complimenti a Dio. Sara, comunque il tuo nome è bellissimo. Grazie. Pascalino già ci provo. Invece di pensare a lui, inizia a conquistare lui. Ma sicuramente, tesoro. Ci riuscirò. Scusa, grazie. Pluto. Tu manca, lo stai? Ma noi stiamo sapendo questo, guarda. Non raggiungi, che non dice la mai. Andiamo. Andate via. Ragazzi, purtroppo vi dobbiamo salutare. Va bene. Ci rivediamo. Adesso abbiamo sicuramente la loro camicia. E la di stanno in quartiere. Mi piace. Ho provato a non pensare a quando tu sei stata mia. Troppo difficile, non posso fingere. Ho provato a cancellare quella data su di me. Ho buttato quel profumo che piaceva pure a te. Ma non è servito a niente, dal mio cuore tu non sei mai andata via. Accidenti a questo grande amore, continua a farmi male e mi porta addosso ai tu. Ho cercato un'altra soluzione, ma mi sono fatto male, perché vanno unire tu. Accidenti a questo grande amore, tu sei ancora un temporale, stai chiudendo un volo a me. Vorrei cancellare quel dolore che mi spezza ancora il cuore quando scende senza me. L'amore si perdona e tu lo sai, per non perdonare sai si può morire, come sto morendo ancora senza te. Ho provato a salutare quel passato insieme a te, ho imparato a disegnare quel sorriso su di me, ma non è servito a niente, dal mio cuore tu non sei mai andata via. Accidenti a questo grande amore che continua a farmi male e mi porto addosso ai tu. Ho cercato un'altra soluzione, ma mi sono fatto male perché vanno unire a tu. Accidenti a questo grande amore, tu sei ancora un temporale, stai chiudendo un gollo a me. Vorrei cancellare quel dolore che mi spezza ancora il cuore quando scende senza me.
agente russo? Comandi, signor commissario. Senta, il cliente del negozio che hanno rapinato la settimana scorsa ha riconosciuto un uomo che ha trovato fuori un atteggiamento sospetto. Ecco, guarda, è questo. Cosa dobbiamo fare, signor commissario? Questo è un mascalzone, è una vecchia conoscenza. Piscopo, anche tu dovresti conoscerlo, questo. Sì, ha un viso noto. Dovremo, secondo me, rintracciarlo in quei casolari. Per la vecchia che sta in quella zona. Bene. Va bene, signor commissario, conti su di noi. Bene. Mi raccomando, fate un ottimo lavoro. Va bene.
Tutto a posto? Tutto a posto. Tengono male i capoforti. Che hai? Dici? Uè! Oh! Oh! Aspiamo. Sto male. Tutto a posto? Tutto a posto. Andiamo a casa. Prendi un po' d'acqua, eh? Dai. No, devi prendere l'acqua, forza. Sollevati, dai, bevila. Basta. Vuoi sapere che hai? Saccia. Dino, sai, buonissimo, sta buono. Dino? Ok, allora chiamo Marinella. Sara? Marinella? Sì, Pasquale sta male. Mi ha detto che anche Dino sta male. Dove sono? Pasquale è vicino a me. Sì, stanno entrambi male. Abbiamo un problema. Ok, dimmi dove sei. Io sono a casa mia. Ok. Sì, 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 arriva, arriva. Ehi, tutto a posto? Ho chiamato Marinella. Ti portiamo al dottore. No, no, no. Dobbiamo andare. No, dobbiamo andare. Dai. Forza. Alzati. Stai tranquillo, andrà tutto bene. Osaci, agi per forza. Ti augura. Però preferisci rimanere soli con Dio. Non vi accompagniamo. Stai tranquillo. Vi aspettiamo qui. Avanti. Ciao ragazzi, tutto bene? Che è successo? Io vedo un pochettino... Dottore, siamo male, veramente siamo male. Purtroppo la cattiva comitiva che ci ha fatto stare così, capite? Nelle zone nostre è così. Che si è rubato lui? Guarda lui com'è stato, dottore. Cosa ci potete consigliare? Vogliamo risorgere. Certo che voi volete risorgere, è una cosa buona. Vuol dire che avete una buona volontà per cercare di fare una terapia reale, vera. Perché nei vostri casi ci vuole la forza di volontà. Questa è la cosa principale. Però io adesso vi visito, guardo un pochettino e poi vediamo più o meno cosa possiamo fare insieme per diventare. Se voi mi seguite, la situazione si risolve. Se purtroppo non mi seguite, la situazione rimarrà così, insomma, i campanari senza una soluzione bella. Questo dipende più da voi che da me. Quindi cercate di seguirmi, ma vediamo un pochettino di che si tratta. Se io le posso dire solo una cosa, questo giro non ci volevo entrare, però con la vostra mano sicuramente possiamo arrivare a guarire.
Io veramente vi invito a fare quello che io dico, perché vedi che siete motivati, motivati, e quindi ci riusciremo a fare qualche cosa. Anzi, la risolveremo la situazione, vi dico proprio la verità. Mo vediamo un pochettino e poi vi accompagnerete in qualche centro, qualche parte, insomma, dove possiamo risolvere questa situazione. Perché i ragazzi che hanno la volontà di fare qualcosa è una cosa buonissima, cioè non è. Voi ci avete la volontà di risorgere, dovete risorgere. Perché questa qua è una cosa bruttissima, una cosa che vi porterà insomma alla rovina, voi, la vostra famiglia, tutti quelli che stanno attorno a voi, gli amici, qualunque sta vicino a voi. Quindi cerchiamo di risolvere insieme questa situazione. Io mi sento spesso a casciare, ho nausea, mal di testa e soprattutto non mi sento mantenere aperto. Adesso facciamo una cosa, andiamo sul lettino, vi visito e poi decidiamo. Qual è la procedura da seguire? Andiamo un pochino a vedere cosa si tratta. Li vedo così assenti. Stranissimo, ma che sta succedendo? Ma spero che ce lo diranno. Ragazze, ma con me che state qua? È successo qualcosa? Stiamo aspettando Dino e Pasqualino. Stanno male, non stanno bene. Tutta colpa delle cattive compagnie, infatti c'è ragione. Ora cerchiamo di fare una cura disintossicante. Dopo andremo in un centro, un set, per cercare di risolvere per bene definitivamente la situazione. Però tu devi fare tutto quello che io ti dico. Va bene? Va bene, dottore. Va bene così. Niente, aiuto. Piano piano. Ecco qua. Bravo. Puoi mettere un altro qua sopra? Oh. Mi puoi dire il tuo nome? Io mi chiamo Pasqualino. Pasqualino. Tu invece da quanto tempo stai così? Tu oggi penso succede. Grazie a chi lo vuole. Grazie. Dobbiamo cercare di risolvere tutta questa situazione. Ora vediamo, un attimo solo. Fammi vedere prima come stai. Diamo cure. Lo so, sei eccitato, molto eccitato. Fammi vedere pure come stanno il fegato e la milza. Ecco qua, vediamo un attimo. Sì, la pressione è molto 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 bassa. Dobbiamo fare subito qualche flebo. Si disintossicando, sì, per far aumentare la pressione. Ti puoi alzare un attimo? Se ti alzo un attimo, andiamo di là, così facciamo. Ecco, piano, cerca di non cadere. Piano. Ragazzi, allora la situazione è grave, ma dobbiamo veramente fare qualche cosa. Incominciamo a fare prima una terapia disintossicante, qualche lavaggio, qualche cosa. Dopo dobbiamo andare forse in un centro per disintossicare. E voi ci avete la volontà per cercare di seguire questa situazione, quindi la situazione la risolveremo. Non solo una cosa, avvisate quella famiglia nostra perché non dobbiamo fare niente. E ne facete preoccupare. Diceteci che stiamo buoni perché sennò a così succede casa a mano pure loro, appresso a noi. Pure perché ci abbiamo due ragazze che ci stanno aspettando. E soprattutto innamorata di me. Io sai, lo sai pure che lo vuole me. Dai, alziamoci, va? Perché ci stanno mettendo tanto tempo?
Allora? Tutto a posto. Tutto a posto, tranquilla. Tutto bene? Com'è andata? Il medico dice che posso guarire. Ok, piano piano, capito? Ti sto vicino, ok? Sara, sono sconvolta. Dino continua a stare male, giramenti di testa. Che devo fare? Non me ne parlare. Anche Pasquale sta malissimo. Sempre la faccia bianca, sta male, strano. Gli ho detto che deve fare una cura, ma dice che non la vuole fare e che alza anche la voce se io provo ad insistere. Sì, Dino mi aveva detto una cosa del genere, che doveva farsi una cura. Però mi sembra che la sta prendendo troppo alla leggera. Non ti preoccupare, stasera Pasquale mi sentirà. E come se mi sentirà. Hai ragione. Accidenti a questo grande amore, qui continua a farmi male. Amo, come sento tu? Ma che stai combinando? Dopo essere ricerca. Giusto, Sacci, mi sono accorto. Tu potevo farì? Ma non ti vedi? Non ti vergogni? Amo, non fa così. Tu sapevi che sei vicino, che succede? Ci hai visto? Che mi faccio? Tu dici che era fatta strada? E i cacciatori? Ti augurò. Potrai sin da non uccidere ci vuole. Cerchi di mettere i panni a capire. Questa situazione non è facile. Soprattutto a casa, mamma, chi ci dice? Chi ci dice come ti sei trovato? Ah? Chi ci dice come mi trovo quei soldi? Chi ci dice? Accidenti a questo grande amore che continua a farmi male. Mi porto addosso ai tu. Madonna mia, mamma forse, mi viene il mio servizio, è la speranza della mia vita, è tutto vostro, ti prego, fammi questa grandissima grazia, già facci più a vivere in questo contesto sociale, che non mi appartiene, vuol dire lontana questa situazione. Venga,
Maron. Maron Stagist. Ma chi sei che mi fai male calpestando i sentimenti miei? Ma chi sei che lasci lividi sul cuore e non due morti me? Ti piace Stella, no? È buono, è buono. Ci sono pochi parpolizzi, ma pochi cisi. E che me l'hai portata a fare sti fiori? Da Swiss mi stai insieme con Magno 2, che fai? Te trovo? Ma tu non capisci, non tengo una fatica, non tengo né arte né parte, ma che già fa? E che pensi che sto facendo? Me lo sto chiedendo in dal suo paese. Che vuoi dire, amore mio? Che intenzione tiene? Viaggio deciso, me lo vuoi dire, già ti faccio il biglietto. Ora ci provo. Speriamo che ti sia rostato. Marco! È morto, Pasca!
Sapevo che ti avevo finito così. Lo sapevo. Sta fatta così chiusa la città che ne va a sentire. Io sapevo. La città. Vai a chiamare mamma. Voglio vista le calumni. Va. Era un amico tuo? Sì, era un mio caro amico. Un amico d'infanzia. E non mi può fare questo. Non mi ha potuto fare questo. Ma non fa altri queste a droga. Io capisco. Puri a guaglione ci fatte che sta fine, guardate come ci da fanni! Tenevo 15 anni quando ci ho provato la prima canna. Ora la canna sono passata a rubare per ci fa! Fin quando non sono vado a fare niente bene! No! Che stiamo vuoi la vita! Lo so, però grazie all'amore della ragazza che amo, sto cercando di togliermi il vizio. E devo uscire da questa cosa brutta. L'amore? L'amore ti può salvare, solo l'amore! Va a picchiare innamorata tu, va! Grazie, per me sei come un angelo custode. Non so come ho fatto ad incontrarti, però sta delusione, la morte sto marco, non ci voleva. È frato a me. Questo è soltanto l'insegnamento. Accada un baracca, va tutto qua. Mi dici tu? Io sono uno capace essere una parte. Ma ti pregavo con Marco. Ma perché era successo a te, Marco? Perché era successo a te? Perché era successo a te? La macchina, la suggita, la macchina. La macchina, la macchina. Marco, no, ma perché ci hai lasciato? Non dovevi fare questo. Quei ricordi di quando eravamo bambini, le ragazze, la PlayStation, il pallone, le tante giocate a carte. Marco, per una dose sbagliata, si è strappata questa vita a questo destino infame. Marco, non dovevi, non puoi lasciarmi solo. Adesso che tu stai lassù e ci proteggi, ti prometto che cercherò di fare il possibile per uscire da questo tunnel. Lo farò per te e soprattutto per Marinella, il mio amore. Marco. No, veramente sto mettendo a tavola. Adesso non è possibile. È urgente. È urgente. Che cosa è successo? Salite, ragazzi, salite. Ok, grazie. Prego. Madonna, che è successo, oddio? Ragazzi, ma che è successo? Mi avete proprio fatto preoccupare. Che è successo? Devo parlarlo. Madonna, che faccia davanti, accomodatevi. Ragazzi, ma che è successo? Avete una faccia? La situazione è grave. Grave? Non possiamo più sostenere. Ma che è successo? Parlate, mi fate preoccupare. È successo qualcosa a mio figlio? Che è successo? È morto Marco. L'amico di mio figlio? Di overdose. Overdose? E anche Dino e Pasqualino sono vittima di cocaina. Dobbiamo aiutarli. Devono curarsi. Come si fa? Io non lo so, non ci riesco. Signora, noi dobbiamo salvare i ragazzi. Certo, dobbiamo fare qualcosa. Subito. Altrimenti è finita. Già è tardi. Sicuramente. Quindi voi ci darete una mano? Minimo.
Va bene, ragazze, mi raccomando. È una cosa terribile, terribile. Dobbiamo aiutarli. Che cosa dobbiamo fare per fare la didici? Siamo qua così in banana. Dobbiamo farli curare. Mandarli da qualcuno. Cercheremo subito di prendere provvedimenti. Però con voi vicino. Mi raccomando, aiutateci. Io almeno non l'abbandono. Ok, gli vuoi molto bene, vero? Adesso vediamo le ragazze se ci possono aiutare. Sicuramente sì. Perché questo problema è un po' una cosa grossa. Non sappiamo cosa fare, siamo venite. È possibile. Abbiamo le stesse cose. È possibile. Sara, io ti scuso per quello che è successo. Lascia stare, non fa niente. Io so che buona che ho sbagliato. E mi voglio una mezza. Curati. Guagliù, sapete una cosa? Hanno arrestato a male. Ma che stai dicendo? Ovvero, mo c'è mai sta accorto. Speriamo che non parli. Facciamo questo, per pure capo di Istanbul. Dobbiamo andare a parlare con la cassiera del negozio che avete in appalto. Non c'è andare dalla polizia. Speriamo che capirà. Dobbiamo provarci. Ma sicuramente capirà. Ma io che stavo stare. Se ci stavo le calcane, io sono i miei figli, a tutti e cinque. E a tutti, dove sta? Come è finito per noi? O ci salvamo, oppure che la prima è stata fatta male, facciamo. E poi, non scordavo, un bagno e muro, prima ci fa pensare, ma, la vista che brutta fine che ha fatto, il guaglione, perché l'ha fatto sta qui? Non sai mai di me perché l'ha fatto. Vieni, ecco, vieni. E con mezza sua pure che ha tenuto la capa in me. Ma non è a caccia, ce l'ha mai, capite che ce l'ha mai? Ma tu te ne vai, ormai, è inutile che scappiamo. Mo ci vengono a pigliare pure a noi. Quindi non vengono a pigliare, mancati dove vengono a pigliare, capite sì o no? Speriamo, ci stanno un cuore ormai. Buono un cuore, ma diciamo, ci stanno vicino a una cura. Già stanno buttate a mare. Andiamoci. Andiamoci. Abbiamo beccato i due ragazzi e l'hanno derubata e praticamente dovrebbe riconoscere un po' le foto. Commissario, io sono ancora impaurita per quello che mi è successo. La capisco, signora, ma se i reati non vengono, sono sempre impuniti, questa guerra non finirà mai. Va bene, datemi una mezz'oretta e vi raggiungo. Salve, arrivederci. Arrivederci. E questo è il negozio? Sì, entriamo. Come ti senti? Mi fa male, molto male qua, mi fa male. Ancora molto male? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve, siamo Sara e Marinella, le fidanzate dei due ragazzi che non so se ricorda. No, con voi non voglio avere niente a che fare. Per favore. No. Per favore, di scusazione, il ragazzo è perfino morto. Signora, i ragazzi vogliono curarsi, ma hanno bisogno dell'aiuto di tutti. Non li denunci, vi prego. Ne saremo grati per tutta la vita. Signora, guardi queste foto. Allora, signora? Sì, sono loro. Bene, agente Russo, procediamo ad arrestarli. Va bene, signor commissario. No, signor commissario, io non me la sento, mi fermo qui. Non voglio procedere alla denuncia. Ma come, signora? Guardi che senza la denuncia non possiamo arrestarli. Non me la sento. Questi ragazzi già hanno una vita con poco equilibrio. No, non me la sento.
Che devo dire? La signora ha deciso, ma spero che non si sbagli. Beh, tra poco sta la festa, siete pronti? Beh, adesso lo dico che la carico serena e ci andiamo. Vabbè, sei pronto qua. Finalmente è finita. Il nostro amore ha vinto su tutto. Sì, ce l'abbiamo fatta, hai visto? Ora andiamo. La festa sta iniziando. Stasera vi ho portato i cantanti, Umberto Sanzio e Massiana. Ah, molto bene. Siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, i nostri ragazzi sono salvi, sono talmente felici, guarda che non ci sono i danni. Sono bellissime, questa bella festa, guarda. È una cosa bellissima, questa festa ci è riunita a tutti, è una cosa molto molto bella, capito? Siamo felici. Tutto bene, però adesso pensiamo a festeggiare. Sì, così dopo le mangi in biscotta. Hai visto? Ormai sei diventato grande, sei un uomo, hai visto? Che c'è una festa per te, altri ragazzi come te, tutto è finito. Infatti festeggiamo questa festa oggi, prendo un tordino. Sì? Vedi che persona? Il mamma. Sì, sì, il mamma. Guarda, la persona che sei diventato un altro, sei un uomo adesso. Ti voglio bene. Ma io spero che non lo faccia più. No, non succederà più, perché se ci metti tu non succederà. Anche altri ragazzi come te sono delle persone importanti. Vedi? Vieni qua. Non sapete quanto sono felice. Finalmente ce l'hai fatta, sei rinato. Lo capisci che sei rinato? Mamma, questo è grazie a te. E soprattutto anche grazie a lei. Infatti l'amore vince sempre su tutto, ragazzi. Io pensavo che non ce l'avrei mai fatta, però io oggi sono qua e questa è la dimostrazione più forte che io ho potuto realizzare in questo momento, quello di rinascere alla vita. Oggi sei il mio orgoglio, e anche questo, vedi? L'amore vince sempre su tutto, abbracciamoci, ragazzi. Grazie, mamma. Ragazzi, allora mi raccomando, questo è un momento così bello che noi dobbiamo godere tutti quanti, perché abbiamo attraversato veramente un momento difficile. L'aperitivo che state bevendo è l'occasione per continuare. Mi raccomando, non mollate, stiamo sempre tutti insieme, perché voi dovete capire che la forza nostra è stare insieme. Quando stiamo insieme vinciamo. E poi anche l'amore vince su tutto, quindi insomma attraverso questa veramente questa cosa importante che abbiamo creato e realizzato, io sono felice di stare insieme a voi a partecipare a questa cosa, che finalmente abbiamo festeggiato un momento così bello che in questo posto si doveva fare. Prima o poi insomma abbiamo aspettato un po' troppo, però l'importante è che abbiamo raggiunto questa cosa, eh? È così bello, grazie.
Oggi siamo qui per una grande festa, per festeggiare dei ragazzi che hanno avuto un riscatto per quanto riguarda il problema della droga, e a festeggiarli abbiamo due voci che ci faranno senz'altro emozionare: Serena Nardi e Umberto Sanselmo. Ragazzi, benvenuti a questa bellissima e soprattutto importante festa. Allora, Serena, cosa ci proponete stasera a livello canoro? Noi stasera proponiamo una bellissima canzone che porta per il titolo Noi, e ovviamente siamo tanto tanto contenti e onorati di essere qui stasera insieme a voi. Così tra di noi ti guardavo, più bella che mai. Quei occhi, quel tuo modo semplice e speciale di parlare, mi piaceva. Quanti messaggi di notte, le nostre serate, ricordo, lo sai. Poi scoppiato tutto in un istante, il nostro bene. Solo noi, senza stancarci mai, di sì, ma storia sta canzone. Noi, sempre più forti noi, abbiamo tutto il mondo nelle mani. Amore, noi, innamorati noi, senza voltarci mai, sei tu che mi regali il sole. Noi, un'ora senza noi, lo sai che io potrei. Dentro di me che qualcosa mancava e che dire tu. Ora che sei mia ti tengo stretta sul mio cuore, non ti lascerò. Noi per sempre solo noi, senza stancarci mai, l'insima storia è stata solo noi. Sempre più forti noi, abbiamo tutto il mondo nelle mani. Salve. Si ricorda di noi? Certo che mi ricordo. Ci dispiace tanto per quello che abbiamo fatto. Ragazzi, siete stati un passo dalle tenebre. Vi raccomando, non ricadete di nuovo nell'ombra. Il mondo ha bisogno di voi, di giovani, bambini, adulti. Che Dio vi benedica. Signora, noi non le possiamo che chiedere perdono di tutto quello che abbiamo fatto nei suoi riguardi. E ancora non abbiamo parole per definire tutto quello che è successo. Scusateci ancora, non lo rifaremo più. Siete perdonati. E le posso solo ripromettere di venire io e lui a lavorare per lei, per poter aggiustare quel casino che abbiamo combinato. Benissimo, la cosa mi rende felicissima. Grazie ancora, grazie. Vi chiediamo ancora una volta. A presto. C'è una signora che adesso, per una sua esperienza personale, vuole lanciare un messaggio sociale in questa festa, insomma, per questi ragazzi che hanno avuto questo riscatto. Prego. Grazie.
Oggi ho visto tantissimi ragazzi con un forte desiderio, quelli di uscire da un tunnel, il tunnel della droga, che come un essere satanico non perdona nessuno. Però li ho visti vincenti e di questa cosa ne sono orgogliosa. Questo tutto grazie all'amore, l'amore verso se stessi, l'amore di chi ci sta vicino. Solo in questo modo il male può essere sconfitto. Oltre la vita, oltre il tramonto, ci siamo solo noi! Il mondo nelle mani.